Con Alessandro Bianchini di Caris parliamo dei progetti che la Cassa di Risparmio ha presentato a ottobre in occasione dei 130 anni della nascita. Sì, la Cassa di Risparmio in occasione del 130° anniversario della Fondazione ha voluto dare avvio a tre progetti che facessero essere presente la Cassa nella società come è sempre stato in questo periodo. Questo è il primo progetto che parte, è legato alla Segreteria di Stato alla Cultura e segnatamente riguarda l'acquisto di tre lavagne tecnologiche da inserire nelle scuole, perché la Cassa vuole portare sempre avanti la società, aiutare nello sviluppo tecnologico anche i nostri giovani. Avremo probabilmente anche altre iniziative che riguarderanno la Segreteria di Stato alla Cultura e lo sviluppo e la formazione dei nostri giovani, perché per noi è un atto importante. Nello stesso progetto del 130° avevamo altre due iniziative che prenderanno avvio a breve. Una riguarda l'IS e riguarda la tutela delle donne nella società, che purtroppo sono troppo spesso vittime incolpevoli di situazioni che devono essere stroncate, e il terzo progetto riguarda la formazione di figure professionali adeguate da affiancare nello sviluppo dell'avvio del parco scientifico tecnologico.